Oggi cosa farò? Cosa ho fatto veramente, ragà? Pasta e fagioli con cotiche di maiale, ragà. Allora, ragà, mo ve la faccio vedere. Accendiamo un po' la piastra, così calda calda, ragà. Calda calda, pasta e fagioli. Allora, pasta e fagioli, ragà. Il tempo che si riscalda, raga. Ora ve la faccio vedere. Ecco qua, raga. Pasta e fagioli, vedete? Che bontà, raga, vedete? Con cotiche di maiale e stracciatella, raga. Vedete? Adesso la facciamo riscaldare un altro po'. Mi raccomando, raga, seguitemi su UmbiChef, YouTube e Instagram, raga. Allora, raga, mo ho riscaldato e prenderò la mia pasta e fagioli con le cotiche di maiale, raga. Ecco qua, uè, raga, vedete? Oh mamma! Raga, vedete? Pasta e fagioli con cotiche di maiale, raga. Ecco qua, e ho messo in più stracciatella, stracciatella, ecco qua, che bello piatto, raga, cotite di maiale. Dai, raga, dai, iscrivetevi, mettete un mi piace e seguitemi, raga, ok? Ecco qua, che bella pasta e fagioli con cotiche di maiale, raga. Ok, vedete? Allora, raga, buon appetito, raga. Buon appetito. Raga, a me che bontà, raga. Che bontà, raga, con stracciatella. Che buona. Che buona, raga. Fatela, raga, perché è troppo buona, raga. Calda calda, raga. Vedete, raga, guardate. Un po' brucia. Raga, brucia, 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 brucia. Queste paste fagioli con gotiche di maiale. Ecco qua, eh. Io ci ho messo gli spaghettini, scorciule, le cotenne, le famose cotenne, stracciatella, pepe nero, prezzemolo e cipolla. E corciule, ovviamente. Ovviamente c'è anche, come si chiama, le cotiche, i fagioli. Ok, raga. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche da TikTok, da YouTube e da Instagram, raga, è ovviamente un chef. Raga, voi cosa vi mangiate di buono oggi? È venuta buona veramente, raga. Fidatevi, con un semplice si mangia bene. Vi raccomando, domani è la giornata del carnevale, quindi domani carnevale si mangia tutto grasso, quindi domani più grasso si può mangiare, è meglio. Brucia, raga. Vedete le cotenne, raga? Le cotenne. Vedete, raga? Ovviamente le cotiche sono state bollite e poi messe nei fagioli con un po' di pomodorini, un po' di prezzemolo, un po' di pepe nero, un po' di cipolla e basta, già messo niente. E poi ci ho messo la stracciatella.
Era troppo buono. Ma che bontà, ma che bontà! Questa qua è veramente una ricetta all'antica. Raga, è troppo buona. Fatela. Tieni tutto rodato, però ne vale la pena, raga. Vedete le cose, raga. Ragazzi, raccomando sempre di iscrivervi su Bichef, su Instagram, YouTube e TikTok, ragazzi. Su YouTube attivate la campanellina, su Bichef mettete il segui e su TikTok e Instagram anche il segui, ok? Ragazzi, troppo buono. Vi do un bacione, alla prossima ricetta, ragazzi. Un bacione.